Questa è una vergogna. Non si era mai scesi così in basso in Italia. Neanche quando si vendevano le partite. Neanche con la storia delle magliette del Genoa. Eppure, quanti di noi avrebbero avuto il coraggio di non farlo? Quanti di noi, sapendo che se stessi, le famiglie non erano al sicuro, avrebbero avuto la forza di giocare lo stesso questa partita? Come si può affrontare questo problema? E com'è possibile che si sia creata una situazione del genere? Com'è possibile che in una parte d'Italia i giocatori di calcio, vedi anche il caso Evacuo a Benevento, non abbiano la possibilità di svolgere il loro lavoro con delle certezze minime, tipo la certezza della propria incolumità? Possibile che non si potesse fare qualcosa? Possibile, ma non è così, lo sappiamo, che la situazione non si conoscesse? E allora, chi doveva intervenire prima? Perché non l'ha fatto? Perché una parte d'Italia è soggetta a un ricatto del genere? Dove era lo Stato? Dove erano tutti a Salerno? Allora, quel che è successo nel commento di Fabio Caressa, dove c'è la condanna e il dubbio e la comprensione umana anche di quanto è accaduto in campo nel comportamento dell'allenatore e dei protagonisti, però necessita di una spiegazione per chi non fosse a conoscenza della notizia. È un fatto assurdo. Gianluca Di Marzio, mi aiuti con la cronaca stretta di quanto accaduto? Allora, la premessa è che i tifosi della Nocerina erano abituati ad assistere a questa partita molto attesa, un derby sentitissimo. I tifosi della Nocerina hanno così minacciato i propri giocatori prima della partita di non scendere in campo proprio per difendere, tra virgolette, questa posizione dei tifosi che non potevano essere allo stadio. La Nocerina quindi inizialmente non voleva giocare questa partita, si è presentata allo stadio, è stata convinta, tra virgolette costretta dalle forze dell'ordine presenti a scendere in campo per motivi di ordine pubblico. Sono scesi sì in campo, ma hanno fatto 3 sostituzioni dopo praticamente 2 minuti e poi 5 infortuni naturalmente casuali, finti, per poter finire la partita in 6. Sappiamo che per regolamento non si può giocare in 6 e così il derby è finito dopo 21 minuti perché l'arbitro ha fischiato la fine della partita perché la Nocerina era con 6 uomini. Al termine della gara si sono dimessi tutti i dirigenti della Nocerina. Adesso mi risulta che l'allenatore Gaetano Fontana si è dimesso anche lui e sta in questo momento verbalizzando in procura, perché la procura vuole sapere chiaramente quello che è successo prima della partita, come sono state queste minacce. E poi aggiungo un'altra cosa, che una parte dei tifosi della Nocerina ha festeggiato addirittura in piazza dopo la partita dicendo ha vinto il popolo nocerino perché la partita non si è fatta. Ecco, voi capite quale scenario apra una situazione del genere? Vi ricordo che la Nocerina lo scorso anno nelle prime 10-11 giornate aveva addirittura fatto un passo importante per la promozione, quindi una massima promozione in Serie A. Ora, al di là di tutto, voi siete scesi in campo, voi siete stati giocatori, grandi giocatori. Se vieni minacciato nella tua incolumità, è una posizione difficile, come ha ricordato Fabio nel suo intervento, nel servizio di prima. Guarda, pure l'aereo con la è chiaro che è una posizione difficile. Allora, se io penso a quello che all'idea che ho sempre avuto sulla formazione dei campionati in Italia, io penso che il campionato di Serie C sia un campionato inutile. Lo so che adesso mi diranno un sacco, ma il campionato di Serie C è un campionato inutile. E negli anni non c'è bisogno che io ricordi perché è un campionato inutile, visto quello che è successo dagli scandali, non ultimo adesso a questo scandalo qui. Chiedere a un giocatore di fare l'eroe è difficile, perché è chiaro che se vivi un contesto di una cittadina piccola, molto difficile, molto complicata, e dei tifosi ti vengono a minacciare di non giocare una partita, il massimo sarebbe che il giocatore prendesse, andasse alla procura e denunciasse. Però questo significa in quel contesto fare un po' l'eroe. E quindi da una parte io dovrei dire così, dall'altra invece dico che li capisco, perché è certo. Con una situazione di questo tipo, ma è il trionfo dell'ingerenza dell'ultra, quindi non del tifoso, dell'ultra sulla questi campionati sulla non hanno ragione di esistere. Del delinquente, non dell'ultra. Sì, l'ultra delinquente. Perché questo è un comportamento penalmente perseguibile, secondo me, perché se non vado errato ci sono state le minacce di morte, che andrebbero tutelati i calciatori. Ma sono d'accordo con quello che dice Massimo, i calciatori non devono fargli eroi, non glielo chiede nessuno, però una riflessione dell'aspetto sportivo secondo me va fatta. Cioè questo è stato il modo per mortificare lo sport, per mortificare il calcio. Secondo me chi vive di calcio, chi vive di sport, come i calciatori, gli allenatori, i dirigenti, che hanno comunque questa come prima passione,
dovrebbero tutelarlo di più rispetto a quello che è stato fatto oggi. Ci poteva essere un modo differente per non scendere in campo, comunque non esporsi al rischio di incorrere in vendette o... Quanto ci sta proponendo la regia, perché questa è quanto fa sapere la Lega Pro, questa è la posizione della Lega Pro, che dice i delinquenti che hanno fatto minacce e chi ha fatto sceneggiate in campo, quindi accomunando i due atteggiamenti, quello di chi si è rifiutato di adempiere al proprio dovere, poi sarebbero confermate le minacce di morte, ci auguriamo che vengano sanzionate come merita, non si è costituita parte civile. Dico, non sarebbero confermate le minacce di morte, Ilaria, ma che negli anni... Che negli anni è successo tutto quello che è successo, dallo scandalo scommessa a quest'ultimo adesso, la Lega Pro dopo fa sempre qualcosa, è un po' anche, è un po' comico, direi, è veramente un po' comico. Giorgio, vorrei che tu chiosassi su tutto. Sì, no, una vicenda sconcertante, credo unica nel suo genere, no? Nella casistica dell'orrore, una cosa così non è ancora stata catalogata, però secondo me è uno dei tanti segnali della deriva imboccata dal movimento, voglio dire, è il frutto osceno della confusione dei ruoli, cioè i tifosi, gli ultra, chiamiamoli come volete, non sono più la cornice dello spettacolo, vogliono fare gli attori, vogliono fare i protagonisti, vogliono addirittura arrogarsi il diritto di far giocare o no una partita, e voglio dire, ricordiamoci il derby romano, no? Quello sospeso, la famosa vicenda del bambino morto, che poi appunto era una notizia messa in giro ad arte, ma anche le ultra, le tifoserie che si stavano coalizzando per blindare gli stadi in segno di protesta contro la discriminazione territoriale, quindi voglio dire, è la confusione dei ruoli e diciamo l'indulgenza che è stata data nel corso degli anni, in alcuni casi anche collusione, agli ultra, alle tifoserie deviate. Va bene, c'è tanto da dire, ma c'è soprattutto da fare, da prendersi responsabilità, da capire se veramente il cambiamento deve essere radicale anche nell'esistenza, nella sussistenza di campionati che continuano a vivere di questo tipo di Serie A, campionato riserve, che succede anche in Serie A e giovanile, Ilaria. Serie A, campionato riserve, e poi tutto giovanile, non ha senso, è un mondo veramente che non ha senso. Vedremo, staremo a vedere, registriamo lo sdegno naturalmente che arriva e diventa esagerato. No, è come c'è in tutta Europa, Luca. È come c'è in tutta Europa. Adesso la procura farà il suo corso per capire quello che è veramente successo, perché secondo altre fonti i giocatori avrebbero preso questa decisione secondo una loro scelta autonoma. Di giocare per rispetto ai tifosi della Nocerina, avevano una maglietta con scritto rispetto per i tifosi della Nocerina sotto. Quindi c'è da capire quello che veramente è successo. Se dovesse essere accurato questo come fatto autentico, è comunque la sanzione, è terribile, ancora di più, perché eccola qua la maglietta rispetto per Nocera nel riscaldamento, quindi fatalità, c'era un aereo, allora l'hanno pagato i giocatori quell'aereo con rispetto per Nocera.